Fuori per lavoro, il mio ufficio mi ha mandato un fax, atteso la cassetta, sala da pranzo privata, martedì 17 alle ore 20, firmato Poggerale. E non ha associato sala da pranzo con cena? Oh mio Dio, ho avuto 18 incontri di lavoro in 3 giorni e non riuscivo ad associare neanche i calzini. Sono appena arrivato all'aeroporto. Il pilota ha dovuto svegliarmi. Beh, diciamo che io mi occupo di abbigliamento maschile. Ah. Ho una serie di boutique sparse un po' in tutto il paese. Bouville! Ma certo, è lei! Ma ci sono negozi suoi dappertutto. No, non dappertutto, amico mio, non dappertutto. La deve capire che la location, se sa che cos'è, la location è una forma d'arte. Le sue campagne pubblicitarie sono fantastiche. Non che io mi occupi molto di vestiti. No, certo, se li comprassi invece che abitare. Ma non fa Bouville. Buono, ma un orrore, ma come fa a dire buono? È un orrore, ma non ci sono camerieri qui. Ah, credo che questa sera dovremo fare da soli. Niente cameriere alla cassetta, no, impossibile. Pensiamo che questa sera Paul abbia organizzato qualcosa di... molto particolare. Sarebbe a dire? Qualcosa di barbo. Due 3 divorziati. Non lo trovo strano? Stranamente no. Io sono stato a cena dove non conoscevo nessuno. Anche su questo ha ragione. Erano tutti uomini? Tutti divorziati? Alcuni erano uomini, altri erano donne, divorziati non saprei. Ma gli uomini sono arrivati prima. Quello che intendevo è che Claude passa la sua vita inventando i più grandi eventi letterari del mondo. Credo che lei gli debba le sue scuse. Quello che intendo dire io invece è che le continue domande di Claude sono assolutamente irritanti. Ma lei ha ragione, Albert. Non bisogna mai giudicare un libro dall'uomo che spolvera la sua copertina. Non ho idea di cosa indossi nel 5 e il 6. Beh, visto che non sa chi siano. Esatto. ma questa stanza, lo ripeto, è veramente fantastica. È sempre in 6 a cena. Mariette. Si chiama Mariette? Sì, Mariette. Bionda? Alta messa poco così? Più o meno. Mariette Levieux? C'è andata anche lei. Di tanto in tanto. Poi tanto. Poi l'ho sposata. Poi ho divorziato. Ma si può sapere perché Paul ha fatto una cosa del genere? Ma si può sapere perché Paul ha fatto una cosa del genere? Al posto delle lingue di Melanie e dei capellini di Carmen. Oh Gesù, ci sei anche tu? No, ditemelo, Chi altro deve arrivare? Il mio ginecologo? Il dentista e il commercialista? Ah, perché anche con loro? No, sarebbero cene in piedi. Se questo è uno schifo, lo trovo tremendo. Tu lo sapevi. Tu credi che se l'avessi saputo sarei venuto in smobile a venire di indossare i gioielli che ho pagato io? È l'incubo peggiore della mia vita! E quello di stanotte sarà anche peggiore! Torniamo al piano originale, mi prendo il 5 e il 6. Ma io me ne vado, prima che questa cosa diventi una farsa! È già una farsa e stiamo rasentando altissime vette di assurdità. Sei venuto per conoscere gente nuova, Non hai conosciuto abbastanza in Messico! Marocco! Io non considero uno che cerca di vendermi una gita in cammello come gente nuova. Da quando ho rotto con Jean Giorgon! Credo funzionerebbe meglio se stessi qua in mezzo. E chi sarebbe Jean Giorgon? Non ho idea, sono sicuro che non è un vero cameriere. No, era il mio avvocato per il divorzio. Oh, ma già, tanto tu non hai mai fatto caso a niente che mi riguardasse. Vero? Salve, Gabriel Bonacelli. Lei deve essere il numero 6. Ah sì? Ho vinto proprio la lotteria? No, voleva soltanto dire che lei è la sesta volta. Lo so. Come vi siete conosciuti? Ah, in un modo fantastico. Come due pipistrelli che vanno a sbattere l'uno contro l'altro in una grotta. Sì, ma lei come fa a sapere che Andrea la vuole di nuovo? Non lo so. Beh, adesso che abbiamo sistemato la faccenda, forse possiamo cominciare a conoscerci un po' meglio.